Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Sono 33 i nuovi contagiati dal coronavirus a Prato, ma a preoccupare è un focolaio in una RSA con 5 anziani già trovati positivi, uno ricoverato all'ospedale, sottoposti al tampone un centinaio tra ospiti e operatori. E intanto a Vernio, in isolamento, una prima media alla scuola Pertini. Sentite Claudio Vannacci. Si mantiene alto il numero di nuovi contagiati dal Covid a Prato. Sono 33 in più rispetto a ieri, secondo quanto rilevato dal bollettino quotidiano della regione, con il numero totale da inizio epidemia che arriva a 1094. A preoccupare i vertici sanitari, un focolaio accertato nella RSA Villa Amelia alle Badie, dove, dopo la scoperta di 5 casi, uno con bisogno di ricovero in ospedale, è stato fatto il tampone a tutti gli ospiti e gli operatori. In totale, un centinaio di persone. La risposta è attesa nelle prossime ore. Intanto è stato attivato il gruppo di intervento rapido ospedale-territorio, il GIROT, come previsto in questi casi. I 5 positivi sono tutti anziani ospiti della struttura che nella giornata di ieri hanno avuto la febbre, da qui la decisione di effettuare i controlli con il tampone che hanno dato esito positivo. La struttura ha immediatamente chiuso l'accesso agli estranei con la sospensione delle visite dei parenti. Tra i nuovi positivi ci sono anche 4 minori e a proposito di ragazzi, stamani è stata messa in isolamento una classe di prima media all'Istituto Pertini di Vernio, dopo la comunicazione fatta al direttore scolastico Daniele Santagati della positività di un alunno. In corso l'indagine epidemiologica dell'ASL, ma intanto fino a lunedì i ragazzi resteranno a casa. Un motociclista di 33 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto poco dopo le 12:30 di oggi in via del Purgatorio all'altezza di Vicolo Cortevecchia. Secondo la prima ricostruzione della municipale, il giovane in sella alla moto stava viaggiando in direzione del centro città quando si è scontrato con l'auto che proveniva dalla direzione opposta. Terribile l'urto, il 33enne è stato sbalzato dalla moto, immediati soccorsi inviati dal 118. Il medico, viste le condizioni del 33enne, ha chiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegaso, ma poi è stato deciso di trasferire in codice rosso il motociclista a Careggi con l'ambulanza. Resta in carcere il marito violento che ha picchiato selvaggiamente la moglie incinta. Sentite la cronaca. Resta in carcere il cinese di 28 anni, arrestato dalla polizia la notte tra il 5 e il 6 ottobre per avere selvaggiamente picchiato la moglie incinta di 4 mesi. Oggi il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto e ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla procura. La vittima del pestaggio, una cinese di 26 anni, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa, a Mezzana, dai suoi figli piccoli. I sanitari hanno rilasciato un referto di 40 giorni per la rottura del setto nasale e numerose altre ferite in varie parti del corpo. Violentissima l'aggressione subita dalla donna, pugni, calci, schiaffi, spinte, cazzotti assestati dal marito completamente ubriaco. Un'aggressione, non la prima secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, particolarmente cruenta. Urla e pianti arrivati all'orecchio di uno dei vicini di casa della coppia, un finanziere che ha suonato il campanello dell'appartamento. La fortuna della vittima è stata quella di riuscire ad aprire la porta e a correre sul pianerottolo. Il finanziere non si è limitato ad avvertire la polizia, ma ha difeso la donna portandola al sicuro e al riparo dal marito. Gli inquirenti che hanno ricostruito l'episodio accertando precedenti dei quali la donna è stata vittima senza mai denunciare sono convinti che se non fosse stato per l'intervento del vicino di casa l'aggressione sarebbe sfociata in una tragedia. Arrestato in flagranza di reato, il 28enne deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Ci occupiamo ancora di cronaca. La polizia municipale è riuscita a risalire al grossista che riforniva numerose estetiste cinesi di prodotti e attrezzature importate illegalmente e non conformi alle norme sia italiane che europee. Gli agenti hanno eseguito una ispezione nel magazzino individuato nel macrolotto zero che risultava in uso a un'azienda all'ingrosso per la vendita di cosmetici. Il grossista, una cittadina cinese,
cinese stabilmente residente in Italia gestiva un giro parallelo di prodotti illeciti destinati ad attività di connazionali compiacenti. Il sequestro ha riguardato un totale di 4.322 pezzi. Alla titolare sono state contestate violazioni amministrative con multe di 4.300 euro. La tela di Francesco Morandini, detto il Poppi, collocata nel salone d'ingresso al primo piano di Palazzo Comunale a Prato, è stata pesantemente danneggiata. Un paio di giorni fa è stato scoperto un buco nella parte inferiore. Potrebbe trattarsi di un atto vandalico o semplicemente di un movimento sbagliato da parte di qualcuno che passava davanti al quadro. In ogni caso, quel buco è frutto dell'azione di terzi, dolosa o colposa che sia. L'opera è la crocifissione tra i santi Francesco e Giuliano ed è del Cinquecento. Fa parte della collezione del Museo Civico e, come molte altre, è esposta in comune. In attesa del sopralluogo dei restauratori, previsto lunedì, l'area attorno al quadro è stata isolata. Rimaniamo in comune. Bilancio 2020. Tra le variazioni approvate ieri dal Consiglio Comunale ci sono oltre 13 milioni di euro di investimenti per scuole, strade, verde, ma anche la nuova sede dell'URP e della Polizia Municipale che sorgerà al Serraglio. In piazza dell'Università al Serraio sarà costruita una nuova palazzina per dare una nuova sede all'URPE e agli altri uffici della Polizia Municipale attualmente ospitati a Palazzo Pacchiani. Viene definita un'infrastruttura leggera di veloce realizzazione che permetterà di completare la riqualificazione del Serraio attraverso lo spostamento di una funzione pubblica e allo stesso tempo di liberare Palazzo Pacchiani per far posto agli uffici dell'urbanistica e del SUAP che attualmente sono in affitto in via Giotto. Un intervento finanziato dal Governo con 2 milioni di euro attraverso il piano aree degradate. Tale somma è stata inserita nella parte investimenti del bilancio 2020 attraverso la variazione approvata ieri dal Consiglio Comunale, ma in questo capitolo troviamo anche tantissimi interventi a favore dell'edilizia scolastica, delle strade e del verde pubblico, grazie a 10 dei 14 milioni di euro di avanzo del bilancio 2019. Vogliamo utilizzare le risorse dell'avanzo subito in questo momento, difficile per la città, per reimmettere risorse nel sistema della città. Un'attenzione particolare è stata data al ricambio tecnologico in dotazione agli edifici e al personale comunale. Prevista una spesa di 710.000 euro per il rinnovo di hardware e software, prediligendo i computer portatili in modo che in caso di necessità siano adatti allo smart working. Nella variazione di bilancio c'è anche spazio per le iniziative di Natale. Alla consueta spesa di 60.000 euro che andrà alle periferie si aggiungono altri 30.000 euro che saranno dedicati esclusivamente al centro storico. Le voci di spesa dedicate al Covid sono numerose, ad esempio gli 800.000 euro di adeguamento delle scuole. Al momento saranno coperte con l'avanzo 2019, mentre i 7.600.000 euro stanziati dal governo come contributo Covid saranno congelati sulla parte corrente in via prudenziale in attesa di verificare gli equilibri di bilancio, cosa che è prevista a novembre. Se le previsioni su entrate e uscite saranno rispettate, l'amministrazione comunale avrà a disposizione un altro tesoretto da spendere. Ma è presto per cantare vittoria. Facciamo un passo indietro, torniamo all'apertura di questo telegiornale. Vi abbiamo parlato dei nuovi casi di coronavirus. Ebbene, stamani in prefettura si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei rappresentanti delle forze di polizia e della polizia municipale. Tutto questo per fare il punto sulla situazione e le misure introdotte recentemente dal governo per contenere la diffusione della nuova ondata di coronavirus. È stato deciso di rafforzare il controllo soprattutto in centro storico, nelle piazze e nelle vie della Movida, con particolare attenzione nel fine settimana. Il Comune continuerà a fare incontri con le categorie economiche per una sensibilizzazione che riguarda in modo più specifico evitare gli assembramenti nei pressi dei locali pubblici e, oltre a questo, una sensibilizzazione, una informazione e comunicazione continua ai cittadini per invitarli al rispetto delle regole e soprattutto alla tenuta di comportamenti responsabili.
Il prossimo anno a Prato si potrebbe tornare a correre il rally. Sentite Alessandra Agrati. A Prato il prossimo anno si potrebbe tornare a correre il rally in Val Bisenzio, ma intanto l'associazione Sport e Motori ha organizzato un revival della Coppa Città di Prato dal 10 al 18 ottobre. C'è stato un grande interesse, un grande movimento e forse negli ultimi 10 anni forse la prima vera possibilità di poter rifare il rally a Prato. Iniziamo sabato 10 ottobre con l'esposizione delle macchine in Piazza del Comune, alle 16 inaugurazione della mostra sulla storia del rally di Prato, filmati d'epoca, memorabilia, documenti storici. E sabato 17 di nuovo esponiamo in Piazza del Comune delle belle macchine che poi parteciperanno anche al revival di notte e alle 21 da Piazza Nuovo Mercato partirà appunto il quarto revival Coppa Città di Prato nella vallata del Bisenzio. L'iniziativa ha il patrocinio della provincia e del comune di Prato. Abbiamo voluto fortemente sostenere questo progetto invece perché potesse rappresentare proprio un segnale di ripartenza in un momento sicuramente complicato, ma nel quale, se fatto nelle regole giuste, le nostre passioni, e quella motoristica e lo sport motoristico in particolar modo è una passione che riguarda tanti pratesi, insomma è giusto che tornino a far parte della nostra vita. Intanto va a riportare la storia degli ultimi 45 anni qui a Prato di quello che è stato il rally pratese e nello stesso tempo veramente fa guardare una normalità oggi e fa anche guardare con un occhio più ottimistico per domani. Questa è la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui, grazie a tutti per averci seguito e arrivederci.